Siamo nel quartiere dell'Agostino, siamo saliti sulla loma, sulla collina del barrio 7 di ottobre, dove con il Mantoc stiamo per incominciare una delle campagne più importanti che svolge il Mantoc sul territorio, in collaborazione con il municipio di questa zona qui di Lima, e cioè la campagna Pormi Barrio Limpio, che vuol dire per il mio quartiere pulito. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione alla pulizia del quartiere, alla raccolta riciclata e al riciclaggio dei rifiuti, e si tratta proprio di un lavoro che i ragazzi fanno casa per casa, entrando nelle case delle persone, spiegando loro l'importanza della pulizia, di non buttare i rifiuti per strada, di raccoglierli, di fare la raccolta differenziata, e soprattutto della plastica. La plastica qua è un problema, raccogliere tanta plastica con un accordo che hanno preso con una fabbrica che ricicla la plastica per farci i tessuti, per farci una specie di pile, per farci delle coperte, delle felpe, per cui questo è un momento molto importante per loro, perché stanno svolgendo una delle attività di massima riconoscibilità. Ci vestiamo tutti con queste giubbe gialle con il logo della campagna, perché è proprio un momento di estrema visibilità e riconoscibilità, e si tratta di una delle cose più importanti che il Mantoc fa sul proprio territorio. Il borghese si chiama 7 di ottobre. Non passa nada, tranquillo. Non guardate i cani negli occhi mai. Non do la maturità. Ya vino acá en la cuarta, sí. Acá, uno, uno. Para la otra vez. Sí, porque nos estaba. Para que me dieran la frazada. No puede empezar a ver. A ver. Pero este era el mismo, pero Pati, que tú lo enseñaste a Pati o otro. No, ya tiene mucho. ¿Cuánto, ¿Cuál es cuál, Diana? Ah, de acá, ¿no? Tiene 2.5. Me tienes que dejar, te lleva. Medio le tengo que separar, ¿sí? Ajá. Sí. Entra bolsa ahí. Porque ahí. Sí, yo tengo que restar 2 soles. Inscrito. Los entregamos también con esos volantes, que los volantes de acá, que les ayudan a informar lo que es segregación y separación y lo que nosotros somos del Mantoc. ¿Quiénes somos? ¿Cómo no? Allora, con il volantino le aiuta a spiegare cosa alle famiglie, che cosa stanno facendo, e se le famiglie accettano di essere iscritte nella lista, appiccicano questo incadesivo, che in pratica è il certificato dell'iscrizione. Gli lasciano il sacco, che loro bisogna che riempano con 7 kg di plastica, e dopo 15 giorni ritornano. Se le persone sono riuscite a fare proprio 7 kg, gli lasciano in cambio del loro sforzo la coperta fatta con la plastica riciclata, per cui in un certo senso le famiglie sono motivate a farlo, proprio perché hanno in cambio poi un oggetto che gli rimane in casa. Ah, già, è la misma casa, Thaís. È la misma casa di Thaís. Ah, è la misma casa di Thaís. Estamos haciendo entrega de una de estas frazadas hechas de 100% botella. No sé si usted quisiera participar. No, yo me quiero acá.
Yo no necesito, no me hace falta. Ah, ya, bueno, pero gracias de todas maneras. Ya, gracias. Hasta luego. No. Quisiera participar juntando botellas. Yo le contesto a mi hija. Pues. Ah, es su hija. No, sarebbe molto efficace. Io sono a capo delle cugine. Sarebbe molto efficace fare una campagna con i ragazzi. Oggi è marzo. Sarebbe molto efficace. Però mai. Se ti deve arrivare un ragazzo a casa da noi e ti dice che c'è il sotto. Perché noi. Secondo te non si potrebbe fare in Italia? Non si potrebbe fare in Italia? Sì, sarebbe. Gente puede reunir lo que es botellas de plástico, de gaseosas, de agua mineral, de aceite. Y usted para que junte los unos 7 kilos. Por cada 7 kilos que le estoy entregando esas frazadas. Esto es 100% de botella. No sé si es que usted quisiera participar. Pero esos 7 kilos, ¿en cuántos días tengo que juntarlo? Por ejemplo, nosotros venimos cada 15 días. Ya. Y si pero usted no puede reunir los 7 kilos en esos 15 días, en un formato se le va apuntando, por ejemplo, esta semana juntó un kilo, la otra semana otro kilo, y así hasta que llegue usted a los 7 kilos y se les entrega la botella. Límite. Hasta cuando tú llegues los 7, ahí te entregan. El traje en el mercado va yendo rápido. No, sí, pero no vendo gaseosa. No. ¿Quién puede ver cómo es la frazada? No, sí, no me cuenta color, no, ni siquiera me toca. No, fue para invierno. Narciso López Guerrero. López Guerrero. Sí. López Guerrero. Sí. Ya, muchas gracias. Ya, también. No, Pacheco, si no, Pacheco. Vai, para dónde vamos? ¿Para dónde vas a ir? No, ahí no, porque ahí reciclan ellos para vender. Creo que vamos a tener que subir de frente ya. Una frazada polar. No, pero es poquito a poquito. Fíchalo, lo está fichando. Este. Ajá, sí, así, la padre, mi lapicero.
stanchissima. Oh, una salita assurda con quelle bottiglie in mano, no, ma che E contando quante porte abbiamo fatto, 1, 2, 4, 5, altri 10. 10 persone che abbiamo convinto a fare la raccolta della plastica, un successone.